C'è una voglia segreta che in tanti nascondono in fondo al cuore, un segreto inconfessabile che forse potrebbe spiegare perché si scateni tanta rabbia contro i politici, ma si sia poi così indulgenti con quell'1% che concentra nelle sue mani la ricchezza del paese. C'è un virus che è penetrato nel cervello anche di tanta povera gente, che avvicina i camorristi alle ragazze del bunga bunga, gli speculatori agli spacciatori. Nell'ultimo film straordinario di Scorsese, che sta per arrivare in Italia, DiCaprio è il lupo di Wall Street. Un personaggio senza scrupoli, senza remore morali, che si muove al confine tra l'azzardo e la truffa. Eppure è un grande seduttore, un condottiero, praticamente uno che ha scoperto l'esistenza di questa voglia segreta nell'animo umano, comune a tanti, diventare ricchi. E diventare ricchi come? Scommettendo tutto. Non ricchi come volevano che diventassimo i nostri genitori usciti dalla guerra, cioè col lavoro, col sudore della fronte, con i sacrifici, qualcuno con la preghiera, qualcun altro addirittura tutti ricchi ugualmente, allo stesso modo con le bandiere rosse e la rivoluzione. Il lupo di Wall Street ci spiega che chi vuole diventare ricco veramente ha una strada scintillante di fronte a sé: usare il denaro per fare altro denaro. Anzi, nemmeno il denaro in senso stretto, perché DiCaprio nel film il biglietto da $100 lo usa per sniffare la cocaina e poi lo butta in un cestino dove sono depositate, buttate lì centinaia e centinaia di biglietti da $100, titoli, azioni, certificati di credito, derivati e vatte la pesca. Insomma, le fish di un gioco d'azzardo, il più possibile spregiudicato, il più possibile senza limiti. E chi non possiede nemmeno una di queste fish è fuori. Non partecipa al gioco, è un perdente. Quindi non fabbriche o miniere d'oro, pietre preziose, tanto chi con quelle fish vince poi può comprarsi tutto quello che vuole, tutto quello che si può comprare. Così il lupo, nella sua euforia del successo, nella sua orgia infinita di sesso, di Ferrari, di allucinogeni, di ultima generazione, il delinquente che ci dovrebbe apparire ripugnante o perlomeno ridicolo, immaturo, disperatamente solo, conquista legioni di signore e signori Robinson, che non cercano una semplice avventura extraconiugale come la signora Robinson, ma di vivere un pezzetto di vita diversa, un giorno da lupo, non da pecora. E i moralisti, che si sono battuti e si battono perché i truffatori finissero e finiscano in galera, sono costretti a guardare la povera gente in metropolitana senza più speranze, senza Dio, senza rivoluzioni in cui credere, e si chiedono se sono loro, i moralisti, ad avere sbagliato qualcosa ed il lupo ad avere ragione. E tu, signora Robinson, adesso nascondi pure nella tua dispensa, lontano dagli occhi dei ragazzi, tra le tue torte, questo jackpot che pensavi potesse essere risolutivo, ma che almeno ti ha fatto vivere, diciamo, per un giorno, ti ha fatto sentire libera e viva, e Dio ti benedica comunque, e buon anno anche a te. Thank you.
non deve essere un obbligo, perché tu non riesci a fare quello che vorresti fare stando in Italia. E quindi a questo punto mi chiedo, io sì, ho fatto una scelta e mi è stata data la possibilità e ne sono felice e cerco appunto di seguire le mie passioni, i miei sogni. Però quanto il fatto di andare all'estero è ancora una scelta per quante persone? Ho iniziato nel back della cucina, cioè dietro, come lavapiatti, è stata la mia prima esperienza. Adesso inizierò un ruolo manageriale in un hotel 5 stelle. Quasi tutti qua ti dicono, quando fai lavapiatti è una situazione, cioè un passaggio. Da lì poi farai altro, anche se fai il cameriere, non il lavapiatti in Italia. Significa il doppio delle ore, significa la metà della paga, significa zero diritti, significa che non hai 28 giorni all'anno di ferie. Significa che non puoi progettare la tua vita. Se torno in Italia in questo momento, e soprattutto in Sicilia, torno a fare nulla. In questo momento, diciamo, la Sicilia la odio così tanto. Non odio la terra, non odio la nostra tradizione, le nostre facce, odio semplicemente il meccanismo di vita, cioè lo stile, il modo in cui prendiamo le decisioni in Sicilia. A me chi male dà 2000 pound al mese in Italia per fare il receptionist? Per crescere in Italia io devo aspettare che quello muore e poi potrei essere chi sta sopra di me. Anche per entrare al call center, che è banale, bisogna di conoscere qualcuno, almeno Palermo è così, con la speranza che poi dopo 3 mesi ti rinnovino il contratto. Non io ho fatto anch'io questa esperienza, che è stata esattamente l'ultima esperienza fatta in Italia. Avevamo fondato questa associazione, si chiama Ragazzi di Strada, siamo stati una miriade di volte alla Camera dei Deputati a incontrare diversi presidenti delle Camere. Poi è arrivato il riconoscimento, che è la medaglia al merito di bronzo, al merito civile del Capo dello Stato. Dopo poco ce ne sei andato? Sì, ce ne siamo andati, dico, perché eravamo un gruppo, ce ne siamo andati un po' tutti. Ero stanco di quel modo di fare le cose, di quel modo di vedere le cose. Cioè, nel modo in cui devi sempre chiedere permesso, per favore, per fare cose, è sempre la stessa discussione retorica su diritti e non favori, che ascolto da quando avevo 12 anni. Tutto quello che abbiamo fatto, con gli anni sicuramente verrà dimenticato anche dagli stessi abitanti del quartiere, anche da noi, presi dalle nostre vite. Ci siamo sicuramente un po' tutti sentiti sconfitti, ma eravamo forse troppo intelligenti per poter essere alla corte di un politico. Troppo liberi. Io non capisco, infatti, ad esempio, un tema così importante come il mercato del lavoro, cioè in Italia cosa vogliono fare? Non l'ho ancora capito. Cioè, se io capissi, potrei anche pensare di tornare. Se riuscissi a capire cosa vogliono fare nel mercato del lavoro, io potrei anche pensare di tornare, ma non si capisce cosa vogliono fare. Questo che cos'è? Questa è Hydra 08, è da dove è cominciato tutto. E questa è una macchina che va a idrogeno? A idrogeno, esattamente. Questa è Hydra 09, quindi la figlia di quella che abbiamo visto all'ingresso, sempre un prototipo a idrogeno. Quella è l'ultima nata, è Hydra Pegasus. Questa è Xam 1.0, è la prima vettura ibrida Urban Concept, ha un motore a combustione interna, quindi classico, a quelli a cui siamo normalmente abituati, e un motore elettrico. Benzina, noi l'abbiamo commutato a etanolo, quindi il motore è capace di andare a bioetanolo di seconda generazione. Con meno di un litro è capace di fare più di 100 km. Questa è l'ultima nata? Questa è l'ultima nata, è un veicolo omologato, quindi che può circolare su strada, ha una targa. Cioè questo è un brevetto per una macchina che dovrà andare in costruzione, esattamente, in fabbricazione esattamente. Del futuro. Questo è un veicolo elettrico che però è in grado di ricaricare le sue batterie tramite un motore che si trova all'anteriore. E quindi praticamente funziona sempre, si chiama Range Extended. Questa qui era l'entrata principale della Viberti, dove venivano a parcheggiare gli operai, dopodiché entravano per lavorare. Oggi i nichelinesi sono sfiancati, non ce la fanno più. E io sono uno di quelli. E la gente del meridione veniva in su a cercare il lavoro per la Fiat. Un quartiere operaio. Sì. Quello che voi vedete alle vostre spalle, quelle case là, era roba per quelli della Fiat, per l'indotto Fiat. Sì. Come questa azienda qui, se noi ci facciamo due passi più in là, lì sì. Dentro, andiamo, ci sono altre aziende. Sono chiuse, hanno provato a manifestare, ma li hanno mandati a casa. Voi vedete le bandiere. Se, guarda le bandiere. Sono le vecchie bandiere del sindacato. Voi siete operai? Eravamo.
Eravate operai. Se noi scriviamo a qualcuno lì a Roma, non ci cagano, scusate per il termine, non ci prendono in considerazione, perché loro la fame non sanno cosa vuol dire. Io sono rimasto senza papà, quando mia madre non lavorava, al freddo, senza riscaldamento, terra bruciata hanno fatto. Io non c'ho il pezzo di pane sotto i denti, non mi posso permettere un dentista, devo andare a chiedere i soldi a mio suocero per andare dal dentista o per pagarmi la bolletta. Io non lavoro, mia madre prende una pensione minima di 270 euro e pago 200 euro di affitto in casa popolare. Io sono 13 anni che abito qua, c'era più lavoro. C'era la lira, con la lira si andava avanti, con sto euro ci hanno rovinato tutti quanti, sinceramente. Finché non ci scappa il morto, allora non gliene frega niente. Io vedo mio padre tutte le mattine, si sveglia alle 6, portando comunque uno stipendio misero, facendosi 12 ore al giorno di lavoro, e arrivare a fine mese e non riuscire neanche comunque a dire sto bene, niente. Disoccupata, la signora è disoccupata. Io disoccupata. Anche lei, signora, è disoccupata. Sì, con i bambini separata pure. Una disoccupata, te l'ho trovato qua. Quanti disoccupati siete qua? Alzate la mano, disoccupati. 4 anni che siete qua. 4 anni che siete qua. Ho preso pure la casa, 4 anni. Venite fuori. Sono un mantenitore meccanico. Lavoravo per una ditta che faceva i prototipi d'auto. Sì. Ho provato a mettermi in proprio. Ho lasciato 70.000 euro bruciati in 2 anni. Bruciati? Su un banco di frutta e verdura. 6 mesi ho tenuto aperto. Io che ero piccolino sono morto subito. Questa qui è la casa dei miei genitori, che abbiamo dovuto vendere perché il piano di sotto non era più agibile. Là dietro c'era la camera di mia mamma. Di qua c'era la camera mia. Sopra c'era mia nonna col salottino, la camera da letto e la cucina col bagno di dietro. Qua dentro ci sono tutti i miei ricordi. A partire da questo pino che l'aveva piantato mio padre. Tutto si è spento. La mia vita si è spenta. Io a oggi ho di nuovo lo sfratto, perché mio suocero ha dato a mangiare 4 persone a casa sua. Dare i soldi a me non può più darmi. Non riesco ad aiutarvi. No. I vostri genitori cosa facevano? Insegnanti. Impresari. Cioè? Impresari di pompe funebri. È meccanico, mio padre, e mia madre è segretaria. I miei hanno un vivaio di piante. Mia mamma è impiegata e mio papà è libero professionista. Quindi voi vi aspettate di fare più carriera dei vostri genitori? Ma la speranza non è una strategia. Quindi l'unico sistema è applicarsi giorno dopo giorno e essere competitivi nel mercato del lavoro, che è un mercato internazionale per oggi, non è più un mercato nazionale. Ma ragazzi, ma le aziende italiane di automobili stanno chiudendo una dopo l'altra, non ci sono più posti. Una volta c'erano 40.000 quadri solo a Torino, adesso ne sono 4.000. L'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale non esisteva, cioè esisteva proprio poco, no? Eppure c'è stato il miracolo economico. Però se nessuno fa questo gesto e si tira sulle maniche è un po' difficile. Però non puoi negare che adesso c'è una crisi economica tremenda. Cavolo. I ricchi stanno diventando sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri. Certo. E voi siete in mezzo, voi dovreste essere ceto medio. Come sarà il vostro futuro? Non abbiamo la sfera di cristallo, ma dobbiamo crearcene uno positivo. Ma torniamo all'epoca dei nostri nonni. Cioè ci ritroviamo di fronte a una società che è in crisi, è atterrata e tutto quanto. Adesso c'è da rifare tutto. Di sicuro in eredità ci è stato lasciato pochissimo. Il mio sogno è quello di comunque lavorare in Italia, stare in questa nazione. Io ho frequentato tutte le scuole pubbliche. Sono sempre stato in ospedali pubblici, ho fatto tutto quello che è, diciamo, il pubblico, non il privato. Anche se venivo da una famiglia abbastanza benestante. E non vedo perché non ci deve essere una generazione dopo la mia che non abbia i miei stessi diritti. E quindi devo crearli. Ma uno non può scegliere in che periodo storico nasce. Chi è nato sotto il nazismo, chi è nato nella guerra di 100 anni. Noi siamo in un periodo in cui la nostra generazione sarà sempre segnata dalla crisi economica. Abbiamo 2 strade, o arrenderci o ribellarci. Noi, la nostra ribellione è quella di dire: non ci sto, io il mio futuro me lo voglio costruire, non me lo dà la politica, non me lo dà la finanza, me lo costruisco, me lo apro a forza. Qui una volta la Fiat era Torino, 40.000 occupati, adesso invece ci sono degli interi quartieri pieni di disoccupati, di gente in cassa integrazione. C'è gente che a Nichelino deve sopravvivere, ci sono dei ragazzi che non hanno prospettive. Ci passate dal Nichelino? Vivo. Ci vivi a Nichelino? No, vivo in quartiere Santa Rita. Erano l'ex case popolari Fiat. Tu vivi lì? Sì, certo. Anche a me dà fastidio al mattino alle 8 vedere fuori dai cassonetti la spazzatura, magari una signora di 70 anni che così cerca qualche avanzo della sera prima. Anche a me dà fastidio.
Questo è veramente un grosso problema sociale. Però la mia generazione deve trovare una soluzione a se stessa nel futuro e impegnarsi nell'immediato. Ma di quelli della tua età che magari sono lì nel calino e dicono mi hanno rubato il futuro, non so che cosa c'è nel mio domani. Non chiedere alla nazione di fare qualcosa per te, fai qualcosa per la tua nazione. I nostri nonni ce l'hanno fatta. Erano diversi, erano più bravi. No, probabilmente era persino in un periodo storico peggiore perché hanno affrontato una guerra, che noi non sappiamo neanche che cos'è. Noi il mangiare ce l'abbiamo sempre. Caspita, ce l'hanno fatta loro e non ce la possiamo fare noi. Bene, insomma, un panorama abbastanza interessante, no, Brunetta? Devo dire che questa cosa di Renzi che ha precipitato questa sua proposta sul lavoro, insomma, sul tavolo della ripresa politica del nostro paese, per quanto le interpretazioni siano varie, cioè non si capisce se è un aiuto al governo per fare subito qualcosa, affrontare qualcosa di importante, oppure è una spallata, diciamo. Però obiettivamente c'entra, diciamo, il bersaglio, perché questa è la questione più forte che in questo momento c'è sul tappeto, soprattutto quella dei giovani, cioè dare immediatamente una risposta a questa dimensione dei giovani. La mia domanda per Brunetta, che poi stasera faremo una trasmissione abbastanza particolare, strana, dove affronteremo tante cose. La mia prima domanda però è questa, cioè il governo dice, se guardiamo i dati di quest'anno, vabbè, sono negativi, se guardiamo i dati dell'ultimo trimestre, noi constatiamo che c'è una ripresa della produzione per la prima volta dopo parecchio tempo e c'è anche un abbassamento della pressione fiscale. Questi sono i dati dell'ultimo trimestre. Se diamo una spallata troppo forte, buttiamo tutto giù e torniamo punto da capo nel gioco dell'oca. Dall'altra parte invece c'è questa critica. Voi sottovalutate la dimensione della crisi, dalla crisi non siamo usciti, oggi Draghi tra l'altro lo conferma autorevolmente, siamo attenti a parlare d'essere usciti dalla crisi perché la crisi c'è ancora e quindi le risposte non possono essere un po' così, un po' colà e soprattutto confusissime come quelle del governo, ma devono essere chiare, devono essere spinte, non come quelle che vuole dare Renzi, ma spinte comunque. Cosa dice Brunetta? Che se parliamo di lavoro, il lavoro comincia a riformarsi normalmente dopo un anno da quando reinizia la ripresa. Quindi vuol dire che noi dovremo avere, avremo ancora disoccupazione alta, altissima, se non crescente, ancora per un anno, anche se il PIL avrà segno positivo, che non è ancora scontato. Perché questo? Perché le imprese hanno un ritardo nel formare nuovi posti di lavoro di un anno, perché prima vogliono che la ripresa si consolidi e poi ricominciano ad assumere. Quindi la crescita dei posti di lavoro ci sarà all'inizio del 2015. Se per tutti i prossimi trimestri, da questo primo trimestre del 2014, ci sarà la crescita del PIL, il che non è ancora detto. Che vuol dire che noi dovremo convivere con cassa integrazione ancora molto alta, con disoccupazione, sottooccupazione e tutte le altre forme di sofferenza sociale, almeno ancora per un anno. Se lasciamo, come dire, alla fisiologia delle variabili economiche. Questo è l'economia. Vale anche il contrario, cioè l'occupazione si comincia a perdere un anno dopo da quando inizia a decrescere il PIL, perché le imprese non è che licenziano subito, reggono, poi quando non ce la fanno più licenziano. Quindi c'è questo, si chiama lag temporale, questo ritardo temporale dell'occupazione rispetto alla variabile crescita. Il tema centrale, per cui io ho anche criticato il tentativo di Renzi, è che il vero obiettivo è la crescita. Pensare i contratti, non contratti, il sindacato, non sindacato, la rappresentanza, tutte cose importantissime, che sono le regole, la regolazione, fondamentali, importanti, però rispetto a un sistema che cresce. Allora, se il sistema cresce,
Buone regole vogliono dire più occupazione, si chiama elasticità. Tanto più le regole sono buone, efficienti, reattive, trasparenti, la meritocrazia, il pubblico che funziona, le aziende entrate, uscite, hiring, firing, come dicono gli inglesi, tanto più un punto di PIL è ricco di lavoro. Quanto più le regole sono rigide, brutte, inefficienti, arcaiche, non c'è il merito, eccetera, eccetera, le cose che diceva il ragazzo che parlava della sua Sicilia, quelle regole perverse, ma soprattutto il merito, la non trasparenza, il familismo amorale e così via, tanto più queste regole sono cattive, tanto più un punto di PIL in più è povero di lavoro. Però questo cavolo di punto in PIL in più ci vuole. E questa è la cosa fondamentale. Bisogna fare crescita. Mi sono guardato i dati ultimi. America cresce. Asia cresce, Giappone cresce, le borse giapponesi 50% in un anno, Stati Uniti 25%, Europa del Nord 25%, 26%, eccetera, Sud Europa la metà, ma noi abbiamo distrutto posti di lavoro. Loro come hanno fatto? Hanno immesso una grande quantità di liquidità nel sistema, la Abenomics, il quantitative easing negli Stati Uniti, anche noi abbiamo immesso liquidità nel sistema, ma questa è stata fagocitata da un sistema perverso bancario che ha fatto ancora rendita e non ha riversato questa quantità nell'economia. Quindi la primissima cosa che avrebbe dovuto dire Renzi non è il lavoro che è una variabile dipendente, avrebbe dovuto dire crescita, come? Quindi liquidità, vediamo. Banche. Vediamo, intanto è comparso un cartello, Maurizio Landini, che è significativo, cioè del fatto dello stacco che c'è nella crescita. Noi addirittura in questo momento siamo sotto i trend della Grecia, voglio dire, non è che siamo distantissimi dalla Germania, siamo distantissimi dagli Stati Uniti, ma soprattutto siamo anche sotto quelli che venivano considerati, diciamo, ecco, il Portogallo, la Grecia, presentano segni positivi, mentre noi ancora non ce li abbiamo. Ripeto, ce li abbiamo sul trimestre. Allora, perché, secondo Landini, noi non siamo ancora riusciti ad imbroccare questa strada giusta? E bisogna essere prudenti con il governo, perché in fondo il richiamo che fa Letta è questo qui. State attenti che a furia di accelerare buttate via il bambino con l'acqua sporca. Oppure stanno su una strada sbagliata. Ma io penso che stiano su una strada sbagliata e la prudenza, secondo me, ce n'è stata fin troppa. Perché se noi abbiamo questa situazione è perché le ricette che sono state utilizzate in questi anni non hanno funzionato. L'Italia è il paese che sul piano degli investimenti, perché per fare ricreare lavoro tu devi investire, sia nel pubblico che nel privato. Poi devi aprire una discussione anche su quali prodotti nuovi, dico i ragazzi indicavano anche un nuovo prodotto, una nuova idea di auto, una nuova idea di mobilità, però se non riparti con gli investimenti tu questa situazione non l'affronti. E in questi anni, mi permetto di dire, noi siamo di fronte al fatto che è prevalso una logica, no? Non ci hanno raccontato che se si lasciava fare al mercato i problemi si risolvevano. La precarietà non è che nasce per caso, nasce dentro all'idea che era utile anche una competizione tra lavoratori e una competizione su bassi costi, perché si sarebbe cresciuti sempre. E se ci si pensa, siamo di fronte a un aumento delle diseguaglianze sociali e della distribuzione della ricchezza a danno di chi lavora che non ha precedenti. Allora il tema non è prudenza. Cosa hanno fatto alla fine? Non hanno modificato l'articolo 18, hanno tagliato le pensioni, hanno... Cosa è successo? Siamo nella situazione che è aumentata la disoccupazione e la situazione del nostro paese è peggio di altri. Parlava della Sicilia, questa mattina e ieri i lavoratori di Termini Imerese, Fiat, stanno occupando l'autostrada perché dopo 3 anni che li vogliono chiudere, avevano detto che c'erano altri lavori, tra qualche mese se ne vanno, sono 2.000 persone nell'indotto, l'indotto ha già cominciato a licenziare, quindi siamo di fronte a una situazione che è esplosiva, che è drammatica. Nichelino ci sono stato, la Viberti ci sono stato in quei presidi, erano aziende metalmeccaniche, il Piemonte sta pagando un prezzo doppio, siamo nelle zone dove la povertà è cresciuta di più di tutta Italia e guarda caso è cresciuta la povertà dove l'industria è sparita e dove gli investimenti non si sta facendo, e non è vero.
che anche le imprese che sono in Italia non fanno gli investimenti. Il problema è che li fanno fuori dall'Italia, li fanno in giro per il mondo, li fanno da altre parti. Allora, da questo punto di vista, il tema da cui ripartire, secondo me, con forza, è quella di una ripresa degli investimenti. E per far questo ci vuole anche un intervento pubblico. Non solo la ripresa degli investimenti dei privati, che ci deve essere, e delle imprese e gli imprenditori, che debbono tornare a fare gli imprenditori, perché per fortuna non va. Non è tutto uguale. Se tu vai a vedere nel settore metalmeccanico, nel settore della meccatronica, dell'oliodinamica, quelli che fanno componentistica auto e lavorano all'estero, che hanno fatto investimenti, che esportano il proprio prodotto, adesso da lavorare ce n'hanno. Stanno andando in Italia l'export su determinate nicchie, ancora una certa forza. Tu sei di fronte al fatto che invece i grandi gruppi, i settori strategici, se pensi dalla Telecom, per dirne una, alla Fiat, a Finmeccanico, cioè i grandi gruppi, siamo di fronte al fatto che non ci sono scelte, non c'è stata una politica industriale, e i governi in questi anni non ci sono stati. Si parla degli Stati Uniti, ma diciamola come va detta. Se le imprese, compresa la Chrysler, compresa la General Motors, sono state salvate, è stato grazie erano alla bancarotta, è stato grazie all'intervento pubblico, è stato grazie Obama, è stato grazie al governo canadese. Poi hanno chiesto di avere indietro i soldi. La Fiat come ha preso il 20% d'azioni? Inizialmente le ha prese portando le migliori tecnologie là, perché Obama ha chiesto: se venite qui, dovete portarmi qui le tecnologie per fare i motori migliori, per fare l'auto elettrica, e tanti bei progetti che la Fiat aveva, competenze che in Italia c'erano, sono state trasferite da un'altra parte. Il governo in questi anni ha assistito, tutti, quando c'era il governo Berlusconi, come quando c'è stato Monti, come quando è stato Letta, hanno lasciato fare, addirittura hanno fatto il tifo per questi processi. Allora io penso che oggi un governo che continua a guardare e a non intervenire sulle ragioni che hanno prodotto questa crisi non ci serve, perché io non lo so, non sono un professore universitario, dice il prossimo anno riprende. Io dico che se non c'è un intervento adesso e se non c'è una ripresa degli investimenti, non tra un po', adesso, io non riesco a vedere cosa può succedere. E la situazione sociale, non so se è chiaro a tutti, ma è una situazione che rischia di esplodere con una competizione tra le persone per sopravvivere, che io non ho mai visto. E questo è il tema politico che noi abbiamo di fronte e che deve essere affrontato. Prima di far intervenire Federico Rampini, perché vorrei, era prevedibile, diciamo, in qualche maniera, l'andamento del dibattito fino a questo momento, nel senso che le posizioni sono conosciute, sono note. Allora, facciamo intervenire con lui, facciamo intervenire, no, dico, le posizioni vostre sono note sulla crescita e tutto, però io poi dopo vi chiederò qualcosa in più su quello, però voglio fare intervenire un argomento sul quale poi sarà utile sentire Federico. C'è un personaggio che in questo momento negli Stati Uniti è stato ministro del lavoro con Clinton, uno che aveva una grande passione politica, l'ha messa nel tentativo di fare qualcosa, e diciamo il bilancio che lui fa della sua esperienza politica non è dei migliori, il quale in questo momento, con un documentario che si chiama Diseguaglianza per tutti, diciamo abbondanza di diseguaglianza per tutti, e con delle lezioni, sta diventando un personaggio centrale nel dibattito culturale degli Stati Uniti. Allora sentiamo l'anticipo, perché ci accompagnerà per tutta la serata, sentiamo cosa dice, perché da qui la mia domanda a Rampini. Cambieranno la comunità, la nostra società, forse anche il mondo. Alessandro, forte, ma come, siamo andati sulla Luna e non vogliamo affrontare... Oui. Questo problema di dare da vivere a Cosimo? Cioè, siamo riusciti ad andare sulla Luna e dobbiamo lasciare Irene sola di fronte al problema del dentista? Non è pensabile. È quello, no, che è peggio, è quello che è peggio, che rischiamo di essere io contro di lui e lui contro di me. E invece no. E abitiamo 150 metri di distanza. Potrei fare una domanda? Rischia di esserci una fenditura sociale tale? Per cui a un certo punto... Che la rabbia si rivolge contro chi ha contro chiunque, contro cosa. Chiunque. Perché la rabbia non, posso fare una non ha ostacoli, non ha limiti a un certo punto. Allora, io vorrei fare soltanto una semplice domanda al signor, all'onorevole. Non è mia intenzione mancare di rispetto, e quindi se lo faccio le chiedo scusa anticipatamente. Allora, lei ha detto poc'anzi che viveva con 800 euro al mese, mille. Giusto? Mille. Ok, io non metto in dubbio... Perfetto, alla mia età non c'era, quando lei aveva la mia età non c'erano le tasse che ci sono adesso.
Adesso noi viviamo con 800 euro al mese quando ne abbiamo 700 da affitto, quando abbiamo la luce da pagare, quando abbiamo il gas da pagare, quando abbiamo i bambini da far mangiare, le medicine da comprare, eccetera, eccetera, eccetera. Non si ha più diritto a niente, perché adesso se una persona sta male e va in ospedale deve pagare il ticket. Automaticamente, come lo paga il ticket se una persona non ha soldi? È una domanda che molti italiani si pongono. Ok? Arrivati a un certo punto, perché poi arrivati a un certo punto, io mi chiedo, lei, io non so quanto guadagna lei adesso e non mi interessa saperlo, perché non è un problema mio, ok? Io guardo nelle mie tasche, ok? Non c'è niente. Al momento sono vuote. Io devo andare a chiedere aiuto, che possa essere a mia suocera, che possa essere a mia mamma, che possa essere a mio padre, che possa essere a chiunque, eh? Ma non posso venire a chiedere aiuto a voi, perché voi mi chiudete la porta in faccia. Io sono andata a chiedere aiuto allo Stato italiano, ma lo Stato italiano mi ha deriso, come state ridendo tutti gli italiani che hanno bisogno di una mano, ok? State continuando a metterci in ginocchio e non mi venite a dire che alla mia età eravate nella mia stessa identica situazione, perché se voi eravate nella mia stessa identica situazione capivate quello che noi proviamo in questo momento e avreste fatto il diavolo a quattro per aiutarci, ok? Ok? Perché? Perché negli Stati Uniti, cioè gli imprenditori più importanti della New Economy, miliardari, diciamo, si pongono il problema della domanda che ha fatto lei, perché in Italia non riusciamo a metterla al centro del tavolo. Questa è la questione di fondo, è che in tutto il mondo si sta creando una coscienza di una ferita alla quale bisogna porre rimedio. Invece in Italia il dibattito continua come se niente fosse. Ogni tanto si fa riferimento a chi sta male, è normale. Però poi non succede niente. Non succede nessun gesto, perché loro dicono, cioè, no, le case, quando noi eravamo ragazzi, cioè, non era così drammatico il problema della casa. Io a 17 anni avevo una casa mia. Oggi trovare una casa per chi non ha soldi è praticamente impossibile. Noi avevamo il mondo davanti, noi avevamo una visione tutta fondata sulla speranza, avevamo il mondo davanti. Loro hanno di fronte un muro. Come cacchio è che non si riesce a farglielo capire? Si insegna nelle università, ce l'ha spiegato Reich, questo bellissimo documentario, questo regista che faccio fatica, Jacob Komblatz, credo che si chiami, ma insomma è un nome difficile, chiedo scusa. Perché Landini? E poi c'è questo problema che non si capisce, che stanno rosicchiando la democrazia. Vabbè, Berlusconi controlla, però nel momento in cui Berlusconi esce di scena, chi l'affronta questo? Il direttore del TG4? Chi è che si mette lì? Renzi? Renzi? Ma Renzi qualcosa Renzi? Cerca. Renzi? Qualcosa, Renzi? Lo so che vi dà fastidio Renzi? Perché in questo momento Renzi? È il vantaggio. No, ma ti tiri fuori il direttore. Però del se fossimo obiettivi, no? Se io e lei Renzi? Fossimo obiettivi, noi dovremmo Renzi dire con comunque con uno come Renzi un po' di tifo lo devi fare, un po' Renzi di tifo, anche se sono di destra. Renzi con la Leopoldina? Eh? Renzi con la Leopoldina? Leopoldina, alle Boldone, ma volete fare pure voi alle Boldine? Buttale a ridere, buttale a ridere. Allora, buttale a ridere. Io penso... Che facciamo? Almeno è nuovo, qualcosa di nuovo che succede. Io penso, no? Che, ci sia bisogno anche che una nuova generazione entri no? in campo e provi a cambiare la sua condizione anche assieme agli altri. Dopodiché io insisto su un punto. Io penso che in questi anni di sinistra, si è creata le parole rischiano di hanno perso significato. E grillina, anche perché, la nuova generazione grillina. Perché questo. Molto spesso noi abbiamo avuto che anche cambiando i governi, questa secondo me è la realtà, anche cambiando i governi che si chiamavano di destra o di sinistra, alla fine hanno fatto cose simili. Perché se io sono un lavoratore precario e rimango precario anche cambiando il governo, per me le parole cambiano di significato, perché per me non è cambiato nulla e la mia condizione non è stata affrontata. Io però quello, e in particolare in questi anni, questo è l'altro elemento che è venuto avanti, è prevalsa anche una cultura, cioè io la guardo dal mio punto di vista, da chi ha sempre pensato che il lavoro è stato svalorizzato. Sono passati degli anni in cui le persone avevano quasi vergogna a dire che facevano il lavoro operaio, che facevano certo. un lavoro, ci siamo? Perché è passata l'idea che di svalorizzazione totale del lavoro e l'idea falsa
che se tu lasciavi fare al mercato, se tu lasciavi fare alle cose, questo metteva a posto questo. Questo ha determinato anche una cultura. Noi siamo qui, si ragiona, siamo il paese non solo che ha fatto le leggi contro la Tobin Tax, siamo il paese dei condoni fiscali, siamo il paese dell'evasione fiscale, siamo il paese della corruzione che ha devastato dei soldi e anche adesso li sta affrontando. Allora io penso che oggi l'elemento di cambiamento è affrontare questi temi per riaprire un processo di cambiamento. In cui si stimano 600.000 persone che guadagnano più di 300.000 euro all'anno e sono censite dal fisco 30.000 persone. Certo. 30.000. Questo. Ci sono 570.000 persone che non risultano tra quelli che guadagnano più di 300.000 euro. Ma è una cosa. Faccio questo esempio. È passato questa cultura che è un operaio della Fiat che quando riesce a lavorare, perché sennò in cassa integrazione, facendo i turni, lavorando di notte, arriva a 1.300 euro ed è grassa, è passata in questi anni l'idea che quello lì era un pericoloso garantito. Capite che sciocchezza totale si può determinare? Lanciando il fatto, io vedo questo rischio, di aprire una competizione tra le persone. Allora, l'elemento che io vedo, sia perché come mestiere debbo impedire, se voglio fare il sindacalista seriamente, che ci sia una competizione tra persone. Una rottura del patto sociale. Debbo tentare di unire le persone e di provare a cambiare la condizione, ma bisogna rimettere al centro il lavoro come un valore anche sul piano culturale. Forza lavoro. Questo è il punto. Sulla questione dell'evasione fiscale, lo so che può sembrare un'osservazione facile e scontata, però permettetemi di ricordare che il cattivo esempio viene sempre dai vertici di una società. Quando c'è una elite che è malata, quando c'è una elite che non... Allora, noi abbiamo avuto, lo so che è scontato, però queste cose non si possono dimenticare, non si può semplicemente voltare pagina come se non fosse accaduto. Quando noi abbiamo avuto un ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che condannato per evasione fiscale pretende addirittura che a lui le leggi non si applichino, mentre negli Stati Uniti sarebbe in carcere da tempo e non ai domiciliari, ma non ai domiciliari, non ai servizi sociali. Ecco, se c'è. Poi per carità, esiste anche un capitalismo rapace, arrogante, prepotente negli Stati Uniti, ma sull'evasione fiscale non si scherza, è una delle cose più gravi che possano accadere in America e l'esempio lo si dà colpendo molto, ma molto in alto, colpendo duramente e severamente. Voglio anche ricordare, perché appunto tu citavi gli aspetti del capitalismo, cioè, nel capitalismo americano c'è veramente di tutto, anche tutte quelle turpitudini che hanno creato il crack del 2008, però abbiamo degli esempi come, a proposito di elusione fiscale, Warren Buffett, il secondo uomo più ricco, che dice, protesta, si indigna, dice non è possibile che mi diate un trattamento così favorevole sulla rendita finanziaria dello hedge fund che l'aliquota mia è inferiore a quella della mia segretaria. Oppure abbiamo Bill Gates, l'uomo più ricco d'America, che dice io diseredo i miei figli e metto tutte le mie ricchezze in una fondazione filantropica, ma anche perché gli voglio perché fare un favore ai miei figli, perché li rovinerei lasciandogli tutto il mio patrimonio. Questa è meritocrazia di un capitalismo che al mercato crede seriamente. Loro dicono sì, sì, con la testa, gli piace. E a loro vorrei dire una cosa, che il cambiamento in questo paese, anche il rinnovamento generazionale, non passa solo nella politica, ma da quelli come loro, che cambiano, proprio come accade in America, perché dicono, se non ce ne hanno un'ottima laurea sicuramente dal Politecnico di Torino, hanno intelligenza, talento, conoscenze, voglia di fare, non aspettano soltanto che ci sia un'azienda che li assume, se non c'è un'azienda che li assume se la inventano loro l'azienda. Ed abbiamo è lì in America che si crea più lavoro. In America in questo però momento non possono essere lasciati soli. Non possono essere lasciati soli, però attenzione che in America si crea più lavoro attraverso le neonate imprese start-up che non le grandi imprese che assumono. Esatto. Certo, non vanno lasciati soli, vanno anche messi in luce, gli va data visibilità, perché gli esempi come loro diventano contagiosi. Certo, hanno bisogno di avere più esposizione. Facciamo sistema. Bisogna fare sistema. Bravo. Beh, allora, però voglio dire una cosa. Il discorso che ha fatto Rampini non entra nel fatto se ci sia un'ingiustizia subita, eccetera, eccetera, cosa che sarebbe facilmente, no?
da, in questo momento da, da portare. Anche perché il suo editore, anche il suo editore ci racconterebbe molte cose. L'editore d'accordo, di d'accordo, lasciamo, no, tutto, per essere lasciamo tutto aperto. Sì, sì. Lui fa un discorso sul fatto che se la legge non si applica... Mi fa rispondere. No, ma la risposta non è su questo. Che fa sulle solite cose che mi fa rispondere, no. Allora, se, che non sia la legge del più forte a vincere. Io credo che un paese ricco come l'Italia non si può permettere dei drammi sociali come quelli che abbiamo sentito. Non può permetterselo, perché l'Italia è un paese ricco, che ha tanto capitale, tanto valore, tanto patrimonio, sia umano, dappertutto, sedimentato. E quindi se ci sono nei momenti di crisi emarginazioni, disoccupazioni, senza speranza, come quelle che abbiamo sentito, questo è un errore del sistema, un errore di tutti noi, delle classi dirigenti. Io posso raccontare la mia storia, quando io ho avuto un po' di potere di governo e io ci ho provato con il merito, la trasparenza, l'efficienza, io avevo il settore del pubblico impiego e ho avuto un giornale più assatanato degli altri contro di me, ed era Repubblica. Ed era Repubblica con Scalfari, era Repubblica con Francesco Merlo, con tutti gli editorialisti contro di me. Avrò fatto anche qualche errore, certamente, di comunicazione, di parola, però che volessi il merito era chiaro, che volessi la trasparenza era chiaro ed era vero, che volessi l'efficienza della pubblica amministrazione, che volessi la pubblica amministrazione dalla parte della gente, era vero, era credibile. Eppure, la domanda che lei ha fatto prima, perché quando andate al governo non fate quello che dite all'opposizione? Perché c'è Repubblica. Perché non c'è Repubblica, perché non ve lo fanno fare, perché ci sono i poteri forti, perché ci sono i poteri forti, si chiamino banche, si chiamino finanza, si chiamino giornali, però, si chiamino Corriere della Sera, però, si chiamino come si vuole, però, perché questo paese è un paese incrostato di poteri forti, che impediscono anche alle migliori intenzioni poi di realizzarsi. Come si vince su questo? Una sola maniera in un regime democratico, attraverso libere elezioni. Purtroppo questo paese è stato bloccato da anni, da tempo, rispetto alla libera. Chi vince e chi perde? Chi vince e chi perde? Questa è la risposta democratica anche alle loro esigenze. Giusto che dicano tutti via, è vero, ma tutti via lo si fa con la democrazia. Lo si fa con i programmi, si va con la democrazia, non con la trappola, Il Porcellum, chi l'ha fatto? L'ho fatto io? Sai chi ha vinto la prima volta col Porcellum? Ha vinto la sinistra, è stato eletto Napolitano. Scusate, abbiamo perso tutti. È stato eletto Napolitano. Siamo diventati tutti figli del Porcellum, tutti i porcellini. Ha vinto la sinistra col Porcellum. Bisogna, voi avete fatto il porco e la sinistra se l'è mangiata, abbiamo capito. Però è durata poco la festa. Allora, Marco, solo se è un flash, perché devo andare in pubblicità. Assolutamente un flash, perché noi torniamo sempre sullo stesso punto a ogni discussione, cioè bisogna fare questo e quell'altro, ma non ci sono i soldi, e quindi ci ritroviamo la prossima volta a dire questo e quell'altro, non ci sono i soldi, andiamo a battere i pugni dalla Merkel, la Merkel manco ci si fila, e intanto continuiamo a dire che batteremo i pugni dalla Merkel quando la Merkel non ci sarà più. Allora, qualche tempo fa è uscito sui giornali un dato che a me è sembrato incredibile, eversivo, antidemocratico, e avrebbe dovuto creare immediatamente una mobilitazione, non so, il governo avrebbe dovuto mettere una task force per studiarlo, perché il dato è che negli ultimi 12-13 anni l'Agenzia delle Entrate ha accertato evasione fiscale per 600 miliardi di euro 700. E non li ha mai riscossi. Riscossi. Adesso si dirà, ma un sacco di imprese sono fallite e non li possono pagare, poi un sacco di imprese non sono fallite ma sono praticamente rovinate, quindi non possono pagare. Ma vogliamo mettere lì qualche testa che ci capisce per capire se riusciamo a recuperare almeno il 5% di quei 600-700 miliardi? Perché il 5% di 700 miliardi
Se fosse il 10% sarebbe 70 miliardi, se fosse il 5% sarebbe 35. Questi vogliono vendere le spiagge per tirar su qualche euro. Siamo all'accattonaggio. È passato completamente come se diceva, vabbè, 700 miliardi. Cioè sappiamo chi sono che li hanno evasi e quanto hanno evaso. Bisogna andare lì e prenderli. Ma è possibile immaginare che tutti questi 700 miliardi di evasione non possano essere riscossi, o ci sarà qualche briciola da grattare? Le briciole sono comunque decine di miliardi. Allora, vi ringrazio, avete fatto una bellissima serata con grandi spunti. La lezione americana, secondo me, qualche cosa ci ha raccontato che è rimasto più profondamente impressa nel nostro cervello. Federico sta per ripartire, quindi probabilmente lo vedremo di là con i suoi banchieri, con insomma i libri che leggiamo con grande attenzione che lui scrive, e anche con i nostri collegamenti, per cui lo rivedremo di là. Intanto vi ringrazio tutti, vi auguro buon anno, di cercare di fare le migliori cose dal vostro rispettivo punto di vista, perché comunque il Paese ha bisogno del concorso di tutti, però noi abbiamo bisogno delle conclusioni di Vauro, perché sono quelle che ci rassicurano, ci danno continuità, ci confermano che il comunismo è ancora vivo, anche se ridotto ad un unico esemplare. Guarda, io stasera ho sentito due parole, e la stavolta dico proprio da comunista, non da panda, da comunista. Comunista, una da ragazzo del Politecnico, quando ha detto non ci faremo strappare il sogno. Un'altra da Irene, da questi giovani, quando prima nel servizio ha detto non mi farò togliere il sorriso. Ecco, l'idea che io ho del socialismo è quel sogno e quel sorriso. È diventato buono. Non è più, non vuoi più prendere il palazzo d'inverno. Il panda comunista. Il sogno è prendere il palazzo d'inverno. Non vuole più prendere il palazzo d'inverno. È diventato buono. È come Babbo Natale l'ha convinto. Vabbè, comunque dopo la pubblicità vi faremo vedere una cosa carinissima di Giulia, e subito dopo Vauro. Grazie. C'è un film che nell'unica sala dove è stato programmato ha stracciato il cinepanettone. Spaghetti Story ci sono ancora? Due per Spaghetti Story. Si chiama, l'avrete capito, Spaghetti Story, ed è stato realizzato da questi ragazzi in 11 giorni e con solo 15.000 euro. Allora? Allora dimmi come è andata, 1:30 ti aspetto. Bene, bene, penso di aver fatto un bel frullo. Ma che t'hanno detto, te piano? Non lo so, mica te lo dicono subito. Vabbè, che ne sai, magari quando te piano te lo dicono subito, scusa. Ma che ne sai te? Ma che ne sai te, Valentino, t'hanno mai preso, magari quando te prendono te lo dicono subito. Ma che m'hanno mai preso? M'hanno preso. Ma dove t'hanno preso, Valentino? Ma quando t'hanno preso? Anche perché se non va bene adesso, io lo faccio proprio io. Senti, vabbè, andiamo, dai. Perché, che? Guarda un po', pasolignano proprio. In bocco dentro, sai che gli combina sto regista, il panico, lei. Io posso fargli qualsiasi cosa. Io mi trasformo, che ne so, lui che vuole, impazzo. Io faccio il passo, sono squilibrato. Vado lì e prendo a mozzicchia il collo. Vado lì e tiro fuori una matita, gli cieco l'occhio. Questa è scima verità. Scima verità? Sì. Ne è centro di igiene mentale, dammi una mano a ste bretelle, va. Ma che una mano, Valerio? La matita dentro l'occhio, ma falla finita, scrive. Ma tu dici no, Valerio, questa cosa? Devo andare al lavoro, anzi, se famo tardi mi dice. Valerio, ma quale tardi al lavoro, Valerio? Ma quale tardi al lavoro? Ma te forse non ti vergogni, ma io mi vergogno per te. Ma che è il lavoro quello? Hai tagliato sta storia, sì, è il lavoro. Ma Valerio, ti devi mettere in libero professionismo. Onestamente c'è un'attività che mi sta per decollare, Valerio. Cristian, te fai il pusher. Io faccio rivenditore a dettaglio, ti sbagli? Sono le piccole e medie imprese come le mie che mandano avanti questa società, ricordatelo. Nella vita voi, a parte il pusher, siete un po' così. Cioè, voi siete attori, però... Te per esempio, quanti lavori hai fatto? I miei lavori sono stati il cameriere, il pizzaiolo, tutti i lavori comunque sia umili che ti danno la possibilità di vivere. Il lavoro dell'attore oggi è difficile poi farlo diventare un vero lavoro. Tu ti svegliavi all'alba, facevi l'operatore ecologico e poi andavi sul set. Questa piace molto, sì. Beh, fa colpo, no? Attaccavo alle 6 di mattina e finivo alle 11:30, a mezzogiorno ero sul set. Dove studiavo io recitazione eravamo 25-30 ragazzi, forse ero l'unico che la mattina lavorava. E forse sono anche l'unico che adesso ha fatto un film. Per mantenermi l'affitto effettivamente ho iniziato a fare un sacco di lavoretti part time,
la hostess e la promoter. Quello, più scuola di recitazione, a un certo punto a me la fantasia di far l'attrice mi stava passando, nel senso che alle volte speravo, ti prego, speriamo che non mi capita il provino oggi, perché non so come spostare i turni. Però per fortuna è successo che poi dopo un po' mi sono fidanzata con Ciro. Entrambi viviamo a casa della nonna, che è la casa di sua nonna, e abbiamo scritto il film insieme. Cristi, aperto! Sono andato adesso, un attimo, no! Toccava della mela! Non me va la mela, grazie! Ma te non metto pure il zucchero! Ma non me va, no! Allora sbrighi, mi lave le mani col sapone e te la metto qua a vedere. Sì, vabbè, metta la tua vedere, sì. È un fatto serio. Oh, ma no, ma qual è il suo serio, dai! C'ho 30 anni, c'ho... Oh, Oschi! Ma vale, ma sta al bagno, mo pure accesso, vieni! Ma spiegale però, perché ti aspetto! Ma spiegale, che va giù! Ciao, va giù, aspetta giù, va! Ma che davvero, manco più accesso, se andavo! Oh, ma è rotta, sì! Eccolo va, si è svegliato! Spacca tutto! Prego, ti trovo, di buongiorno, Ronte, si è lavato, si è... Basta? Non lo so, 3 ore ci ha messo, per scendere! La mattina c'è bisogno delle mie comodità, vale! Anzi, sai che faccio? Mi metto un bel televisore HD accesso, proprio lì davanti alla tazza. Così cago un HD, cannone, PlayStation, ogni tanto pure un bel pornazzo che non dispiace mai. Ma mi fai schifo, guarda, oh, mi fa proprio schifo. Te che ne sai, Vale? Anzi, sai che ho fatto? Mo ho messo mio nonno a dormire in camera mia. Io mi sono presa la camera matrimoniale sua. Così quando viene Federica a trovarmi, dormivo belli, comodi, larghi, non come qua la gente che invita la donna e dorme uno da capo, uno da piede, Valerio. Astri, ma te vivi con tua nonna, ma trovate il lavoro serio, poi la dà affitto, poi viene a dire se far signore, se caghi in HD, se fai... Aspetta che ti ripeti, un lavoro serio. Un lavoro serio. Ma sa questi lavori seri, Valerio, ma quali lavori seri? Diplomati, laureati, sai che fanno? Niente, fanno i master. Io c'avevo un cugino, c'aveva 2 lauree, Valerio, parlava 3 lingue, sai che faceva qua in Italia? Lavorava dentro una videoteca, guadagnava 2 spicci. Mo sei andato in Inghilterra, a Londra. Dopo 6 mesi lavora già dentro l'università, guadagna 4.000 sterline al mese, si è sposato con l'inglese e ha messa pure incinta. Queste cose ne può fare, Vale. Alla serve il cervello. Io mi sono creato i miei cichetti. C'ho i miei spaccetti, c'ho i miei trafighetti. Ma che te dici? Mi sto a creare una posizione, Vale. Lauro! È carino, eh? Bello. Credo che l'hanno spostato da quest'unica sala... Che di laghi! Comunque, Michele, siamo nel 2014. Meno male, È arrivato il 2014. Salve, sono il nuovo che avanza! Sì, all'inizio dite tutti così. E dal nuovo passiamo a qualcosa che insomma è un po' meno nuovo, però bisogna rendergli omaggio, Eccolo qui. 53,3 di share. Visto il successo del 2013, a tutti gli italiani giunga il mio vibrante augurio. Napolitano anticipa il discorso di fine anno 2014. E finalmente siamo avanti, no? Per una volta. Avanti col programma. Però è cominciato con un po' di sfighe, dobbiamo dirlo questo. Che è successo? Va bene, sono successe tante, no? Anche il povero Bersani. Per fortuna che ora, ecco. Renzi abbraccia Bersani. Onorevole, stia attento che quello è capace di approfittarne per staccarle la flema. Ma non c'era solo Renzi, voglio dire, nel web è stata veramente un'indecenza, no? Eccolo. Il web. Però, dai. Nonostante gli sciacalli della rete, Bersani si sta rimettendo alla grande. Tiè, onorevole, come glielo devo dire? Attento alla flema. Però, quando ce l'ho, ce l'ho. Oh, però Renzi, che ora è proprio partito, insomma, è uno... Cioè, che... con Renzi... ma no, ma perché è attivo, no? È brunetto, ecco. Mica pensa solo a Bersani, Renzi. Oh, ci mancherebbe. Infatti, dopo Bersani, Renzi abbraccia pure Letta. Ma io sto benissimo. Questo lo dici tu. Sai com'è? Eccomi. Oh. Tutti si portano avanti col programma. Si portano avanti. Però la sfiga non ha colpito solo l'Italia stavolta. No. Eccoci qua. Sì, rovinosa caduta della Merkel. Chi di culo ferisce, di culo perisce. È un contrappasso. Ma torniamo alle vicende nostre, perché la sfiga qui invece è potente. Guarda un po' che è successo. Si evoca. Elezioni sarde. Il Movimento 5 Stelle non si presenta. Fallito il tentativo di Grillo di raggiungere Cagliari a nuoto. Stavolta è andata così. La prossima andrà meglio. La prossima meglio. Oh, vediamo un po'. Oh. Poi c'è questo dibattito politico sempre appassionante, no? Sì, guarda. C'è stata questa cosa.
fassina chi? Dopo la domanda di Renzi, il vice ministro dell'economia si è dimesso. Perché? Ha scoperto di essere fassina. Cioè, un trauma, guarda, anch'io ci sarei rimasto. No, infatti, ci ho avuto. Si è interrogato. Capito com'è la storia? Oh, però. C'è un'aria, sempre quest'aria inciuciariella, anche stasera c'era poi. Poco. Però, insomma, poi ci sono state delle smentite. Cioè, già si preoccupa, già sentono aria di voto. Sì, però ci sono state smentite importanti. Eccolo. Il PD smentisce l'incontro Renzi-Berlusconi. Ma Matteo, cosa fai con il mio tubino nero? Beh, ormai me l'ero messo. Ma Berlusconi, che è uomo di fiuto, sta studiando questo nuovo protagonista della politica italiana, giusto? Sì, eccolo qui, Berlusconi studia Renzi. Ma che fa? Mi annusa il sedere. Ha imparato da Dudu. Questi fanno così. È animalista. Oh, e ora andiamo su notizie, vale un po'. Così che potrebbero essere un po' più brillanti. Rivoluzionario. Cioè, questo. No, rivoluzionario non esageriamo. Ah. Per favore. No, sta il dibattito sul fumo, sulla cannabis. Cannabis, vendola per la depenalizzazione del fumo. Spero non si riferisca a quello dell'Ilva, perché c'è sempre un dubbio. Comunque, gli effetti poi ci potrebbero anche essere, Anzi, secondo me già ci sono. Guarda, primi effetti della liberalizzazione della cannabis. Vedo i segnali di ripresa, eppure gli elefantini rosa che volano. Come si chiama quella cosa che vuoi fare? Aiuta. Che vuol fare Renzi, il job? Joint Act, lo lancio io. Joint Act. Oh, e andiamo. Oh, ora c'è una cosa commovente. Lo sai che ho scritto anche un libro su una professoressa, per cui, ecco. Dal libro Cuore. L'infame Saccomanni ci provò con gli stipendi degli insegnanti, poi con quelli dei bidelli. Alla fine riuscì a fregare la merenda agli alunni. È uno che si impegna. E ora siccome... Spending. Esatto. Siccome è l'anno nuovo, io voglio fare dei buoni propositi da satirico, no? Però buoni. Ma solo vignette buone. Buoni propositi. Infatti questo è il proposito per il 2014. Basta battute sulla statura. Brunetta non è nano. Ok, hai 5 minuti per sgranchirti le gambe. Grazie divino, è solo genuflesso. Va bene, ci vediamo giovedì. Grazie. Buon anno a tutti. Thank you.